Siamo qui con l'onorevole Luigi Di Maio, un momento delicato dal punto di vista politico per il caso Quarto e peraltro, ma anche per le elezioni amministrative che si avvicinano in provincia di Frosinone e in provincia di Latina. Cominciamo proprio da questo, onorevole Di Maio, al di là del voto di opinione, il Movimento 5 Stelle questa volta pensa di sfondare anche nei comuni? Allora, il nostro obiettivo prima di tutto è riuscire a portare nei comuni persone competenti e oneste che aprano i bilanci, taglino tutti gli sprechi che ci sono nei bilanci, a partire da quelli della politica, passando per tutti gli appalti, le consulenze inutili e soprattutto gli appalti che passano per le somme urgenze, e attraverso il taglio di tutti questi sprechi ridurre le imposte locali, cioè le tasse locali. Questo è quello che cerca di fare in qualunque comune i sindaci nostri che vengono eletti. Ovviamente la discriminante è sempre lo stato dei bilanci, perché molto spesso tagliamo gli sprechi per risanare i debiti che ci hanno lasciato in eredità. Questo è il caso di Civitavecchia, dove stiamo venendo a capo di circa 14 milioni di euro di debiti fuori bilancio lasciatici da Forza Italia e Partito Democratico. Qual è l'obiettivo? Noi, tagliando gli sprechi, a Livorno ieri si è chiuso il bando per il reddito di cittadinanza comunale, primo esperimento in tutta Italia di reddito di cittadinanza che si dà a persone, a padri di famiglia che hanno perso il posto di lavoro o a madri di famiglia che hanno perso il posto di lavoro. Sono 600 euro al mese che avranno dal comune di Livorno in cambio di formazione lavorativa e reinserimento lavorativo. Che cosa significa? Che tu non puoi prendere il reddito di cittadinanza e stare tutta la giornata sul divano o lavorare in nero. Questo non esiste, perché hai tutta la giornata impegnata a formarti e se non accetti la proposta di lavoro perdi il reddito. Quindi questo sicuramente sarà un cavallo di battaglia. Versante liste. Dobbiamo essere pronti per governare le città. Non ci si presenta a tutti i costi. Quindi dove ci sono i problemi locali lavoreremo prima di tutto per accertare il genere di problemi, la validità dei candidati, perché non vogliamo assolutamente deludere i cittadini delle città dove ci presentiamo, e soprattutto no a beghe interne, cioè dove ci sono contrasti bisogna mettersi d'accordo. Non esiste che pensi di fare una corsa tra gruppi, queste cose non ci appartengono e quando è così non ne vale neanche la pena di presentarsi. Quindi quello che io penso in questo momento è che nei prossimi mesi lavoreremo al programma e il programma unirà la lista e le persone competenti e valide che si candideranno saranno giudicate dai cittadini. Se vinceremo o no in queste città così importanti e anche così belle come Latina e le altre limitrofe, sono sicuramente i cittadini a deciderlo e non noi. Ecco, Latina poi vediamo sul nazionale ha anche un grande valore, diciamo così, simbolico, no? Come città, come anche importante tutto quanto. Quindi là, insomma, voi ci puntate? Ma noi puntiamo su tutte le città, da Roma al più piccolo comune che andrà a votare, che ancora non ho verificato quale sia tra i 1200. A noi interessa governare i comuni perché devono finire le ruberie in questi comuni. Dobbiamo assolutamente rimettere mano proprio al meccanismo con cui il cittadino paga le tasse ogni mese e vuole sapere quelle tasse dove vanno a finire. Oggi non si sa, molto spesso finiscono in sprechi e privilegi. L'obiettivo nostro è dire al cittadino: tu paghi 100 euro di tassa di occupazione di suolo pubblico o 100 euro di TARI, quindi di tariffa sulla nettezza urbana, bene, io ti dimostro che quei 100 euro stanno andando nell'asilo nido di tuo figlio e quegli altri 100 euro stanno andando nella gestione delle condotte dell'acqua. Se dovessero servire meno soldi, ti abbasso le tasse. Questo è il principio. Perfetto. Vediamo, diciamo, scontata, chissà quante volte gli hanno fatte in questi giorni. Con il caso Quarto, il PD ha attaccato, è venuta meno la supremazia morale dei 5 Stelle. Io ho sentito cosa avete risposto, però sì. Mi piace rifare la domanda adesso, insomma. Noi avremmo perso, diciamo che il termine supremazia morale prima di tutto è un complesso del PD, lo voglio dire chiaramente, perché dimostra che sono un po' complessati. Poi probabilmente hanno ragione ad esserlo, perché negli ultimi tre giorni, mentre a livello nazionale si discute del caso Quarto, hanno arrestato il loro sindaco di Brenta e hanno messo sotto indagine l'europarlamentare Caputo per voto di scambio politico mafioso. Ma detto questo, io credo che sul caso Quarto abbiamo fatto un'azione coerente.
qui stiamo dicendo, stiamo affermando un principio: se a Quarto fosse avvenuto quello che è avvenuto ad un sindaco del PD, cosa avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle? Avrebbe chiesto le dimissioni, perché c'è il pericolo, poi sono le inchieste che lo dimostreranno, che ci siano stati voti non determinanti, ne siamo convinti, della camorra. Perché non sono determinanti, non ci fanno schifo? No. E per questo abbiamo chiesto le dimissioni della sindaco. Lei non si è voluta dimettere, le abbiamo tolto il simbolo, perché togliendo il simbolo dimostriamo che questo modo di agire non fa parte del nostro modo di fare. È singolare però che il Partito Democratico, come dire, non chiede lo scioglimento. Siamo andati, adesso le andiamo a chiedere noi, ce li faremo uno ad uno i comuni dove i nostri già attivisti avevano chiesto le dimissioni, in coerenza con quello che abbiamo chiesto per Quarto. Sì. Ma dobbiamo tenere presente che adesso saranno parlamentari e forse anche lo stesso Beppe Grillo a fare, ad organizzare comunque varie tappe presso i comuni dove i sindaci dovrebbero dimettersi applicando lo stesso criterio che il PD ha utilizzato. In realtà, ora, al di là di questo gioco, perché a me interessa ribadire che le dimissioni di questi sindaci le avevamo già richieste, il Partito Democratico ha cambiato linea due volte. Prima ci ha mandato la Picerno a chiedere le dimissioni e poi il giorno dopo, quando noi le abbiamo chieste, Renzi ha detto che non si doveva dimettere. Stanno utilizzando questo caso per avviare una campagna diffamatoria contro il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché c'è il pericolo abbastanza evidente che perderanno Roma. Perdere Roma significa perdere un centro nevralgico di clientele del Partito Democratico. Io non ho nessun problema a dire, me ne assumo la responsabilità. Uno dei fondatori di Mafia Capitale è stato il Partito Democratico. E se noi oggi, invece delle solite mafie tradizionali, che già erano abbastanza per mio, a mio parere, ne abbiamo un'altra che è nata a Roma e si chiama Mafia Capitale, dobbiamo ringraziare il Partito Democratico. Se perdono il Campidoglio, uno, sono a rischio perché portiamo le carte in procura il giorno dopo di tanti atti a cui possiamo accedere, e secondo, la cosa importante è che cominciamo veramente a dimostrare che una città come Roma può funzionare. Come? Io ricordo a tutti che la commissione Frongia sulla revisione della spesa, che è una commissione presieduta dal Movimento 5 Stelle in Campidoglio, ha accertato in un anno che il Comune di Roma spreca 1 miliardo di euro. In quel miliardo ci sono le clientele, gli sprechi e i favori che hanno fatto PD e Forza Italia negli ultimi 30 anni governandola. Se noi aggrediamo quel miliardo e lo mettiamo su asili nido, trasporti, buche nelle strade, pulizia urbana, i cittadini ci saranno grati, ma soprattutto avremo dimostrato che le cose possono cambiare. Quanto ci vorrà per farlo? Io credo che in 5 anni, quindi non vi sto dicendo il giorno dopo cambiamo tutto, vi sto dicendo che questo miliardo, per recuperarlo in 5 anni, si può fare un piano di razionalizzazioni, quindi senza aggredire tutto insieme, perché sarebbe una bugia, ma con una cura shock sul Comune di Roma, sui bilanci del Comune di Roma, che possa addirittura creare nuove occasioni di lavoro, non pubbliche ma private, perché se si investe bene sulla pulizia di Roma e sui servizi di Roma, il turismo si moltiplica. Io vivo a Roma da 2 anni e la vivo molto ormai ultimamente, e veramente mi preoccupa il fatto che io negli ultimi periodi sto assistendo ad una città deserta. Il Giubileo, che doveva essere un'occasione di rilancio, si è trasformato invece in un'occasione in cui molti degli operatori che avevano investito in questa occasione non sanno perché le persone non arrivano. Certo, il pericolo terrorismo ha inciso, ma non si sta facendo neanche una politica di attrazione, di gestione dei flussi dei pellegrini, soprattutto al centro di Roma. Senta, sentivo l'altra sera Ferruccio De Bortoli, diceva però con i sondaggi che vi danno così alti voi potete aspirare a governare l'Italia, però diceva, credo, Di Battista, i vostri amministratori li dovete difendere. Però Di Battista ha detto una cosa diversa, noi siamo diversi anche per questo, cioè non è che non li difendiamo. Sì. La questione però è che laddove succede una cosa che altri partiti cercherebbero di mediare, noi non la mediamo. È così? Assolutamente sì, ma sia chiara una cosa: tutta la dinamica che si sta creando sul Comune di Quarto, la discussione anche sapevano o non sapevano, parte da un presupposto fondamentale. Se noi in questo momento abbiamo chiesto, pur non sapendo del ricatto, abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco, è per una questione legata al fatto che siamo garantisti dal punto di vista dell'iter processuale. Nessuno sta dicendo che è mafioso in questo momento.
Ma il rischio che poi tra 5 o 6 anni questa inchiesta possa certificare che un numero di voti siano andati sul sindaco, in questo momento, quindi al ballottaggio, un numero di voti inquinati siano andati al ballottaggio, ci fa tremare, ma ci fa tremare perché noi abbiamo fatto un patto di onestà con i cittadini. Quindi non si tratta di abbandonare, anzi, diciamo chiaramente che noi abbiamo invitato fino all'ultimo la sindaco a dimettersi, poi lei ha scelto di non farlo e quindi siamo andati avanti, ma non si tratta di abbandonare, si tratta di proteggere un progetto. Molti credono invece che bisogna essere omertosi e questo non è assolutamente il nostro caso. Qui c'è un problema di opportunità politica e questa opportunità noi l'abbiamo portata fino in fondo all'attenzione dei cittadini. Poi lei sta governando ancora, i cittadini di Quarto decideranno cosa fare. Un'ultima cosa, sarà lei il candidato premier che sfiderà Renzi? Guardi, queste sono ovviamente voci che si rincorrono. Noi avremo un candidato presidente del Consiglio e una squadra di ministri prima delle prossime elezioni. Fino ad allora siamo tutti parlamentari della Repubblica e stiamo lavorando tutti quanti insieme per riuscire a creare un'alternativa di governo. Ad oggi siamo l'unica alternativa al Partito Democratico, perché dall'altra parte ormai c'è il deserto e questo partito qui invece, il Partito Democratico, senza opposizione rischia di far sfociare l'Italia in una dittatura morbida. Noi siamo anche l'unico check and balance in questo momento democratico. Da una parte c'è un governo che si è appropriato della RAI con la nuova riforma, si sta appropriando delle istituzioni con la riforma costituzionale, dall'altra c'è un'opposizione che mette pressione e soprattutto sul caso Banca Etruria vuole andare fino in fondo. Lo voglio dire chiaramente, noi vogliamo andare fino in fondo sulla storia delle quattro banche e non ci stiamo alla macchina del fango del Partito Democratico che si sta mettendo in piedi per coprire gli scandali legati alle banche, alla Boschi, ma non solo a quello.